un'impresa che va via è un'impresa che perde un'eredità, cioè è un paese che perde un'eredità. Un'eredità intesa come senso valoriale profondo, appunto per questo il titolo del convegno ereditiamo, perché in realtà noi vogliamo, cerchiamo, auspichiamo che ci sia questo passaggio di consegne. In un contesto di grande invecchiamento della popolazione, anche qui cercare di vederlo in modo attivo, di guardare avanti, di provare a dare una prospettiva alle nuove generazioni. Se ne ha pensionati, ci ha commissionato un'indagine per approfondire il tema oggetto dell'incontro di oggi, che è uno dei tanti paradossi che riguarda il nostro paese, cioè da un lato imprese che attualmente gestite da imprenditori maturi o non più giovani che rischiano di cessare la propria attività e dall'altra parte vediamo una domanda importante di lavoro da parte di giovani che potrebbero nell'incontro, diciamo, con il mondo delle imprese che potrebbero essere ceduti, trovare anche uno sbocco occupazionale importante. Negli ultimi due anni assistiamo, dopo tantissimi anni, anzi esattamente dopo 38 anni, a una decrescita dell'albo delle imprese artigiane. Quindi voglio dire che sono calati il 15% rispetto a quelle, cioè sono nati il 15% in meno rispetto a quelle che sono cessate. Di quelle cessate, noi pensiamo che il 50% siano ricollocabili sul mercato, cioè siano strutturate e abbiano un mercato che può essere appetibile a giovani o meno giovani che hanno il desiderio, l'ambizione, il sogno di potersi cimentare con un'attività imprenditoriale. Quindi noi faremo i conti con 500.000 imprese nei prossimi 10 anni che affronteranno il tema del passaggio generazionale. Solamente il 12%, quando si chiede a chi ha intenzione di cedere l'attività, solo il 12% pensa a esterni, quindi persone interessate all'acquisizione dell'azienda stessa, ma nella stragrande maggioranza dei casi si pensa di lasciarla ai figli. Quindi tra coloro che hanno deciso o non hanno ancora pensato di cedere l'attività, pensano prevalentemente, diciamo, a una chiusura oppure di rimanere. Ci vuole la volontà sia da parte dell'uno e da parte dell'altro, sia dal cedente e da quello che acquista. Poi ci vogliono diversi strumenti intorno, perché oggi in Italia questi strumenti non ci sono purtroppo, perché la maggior parte delle aziende che adesso sono in essere con i senior sono aziende che, oltre ad avere la professionalità, avere il parco clienti, avere tutto il suo mercato, la sua nicchia di mercato, hanno anche degli immobili di proprietà dove l'azienda opera. Ecco, allora se noi non creiamo anche gli strumenti di credito, di fiducia verso i giovani, quindi crediti agevolatissimi, dovrebbero, se no non riescono a comprare tutta l'azienda. I giovani italiani in realtà, per come li abbiamo conosciuti noi come giovani CNA, andando in giro per i territori e vedendo le imprese che nascono, sono giovani molto in realtà coraggiosi, nel senso che in un momento di depressione sia economica che culturale, in un momento di scarsissime prospettive verso il futuro, si vede che ancora il 15% dei giovani ha in mente di fare un'impresa. Noi pensiamo che sia più facile subentrare in una che crearne un'altra, e perché quell'impresa che si perde non solo si perde un valore economico, si perde un valore di competenze, di conoscenze e di relazioni col mercato che bisognerebbe ricreare partendo da zero, quindi perdendo un valore straordinario. Quello per noi è il motivo per cui ci muoviamo in anticipo, se così si può definire, tentando di mettere a disposizione degli strumenti. E qua il Parlamento dovrà intervenire, perché gli strumenti, alcuni sono di natura legislativa, cioè tra padre e figlio il passaggio è automatico, non ci sono costi. Perché ci devono essere costi se io la do a lei, oltre a pagare l'attività? Lei perché deve pagare del fisco? C'è una proposta molto forte che voi proponete dal punto di vista fiscale, che è quella di rendere sostanzialmente neutro dal punto di vista fiscale il passaggio d'impresa tra due soggetti che non siano fra loro imparentati, perché questa neutralità esiste già nel caso dell'eredità dell'impresa. È un profilo che va studiato, è un profilo interessante. Certamente fino ad ora si è lavorato di più a organizzare forme di sostegno fiscale a chi parte.
Io volevo risolvere subito con una mozione d'ordine la richiesta che ci veniva fatta, e l'ho anche scritta, nel senso che io sono qua per accettare l'impegno di studiare con i miei colleghi nell'ambito di questo governo, chiamato delle larghe intese, quindi essendo larghe le intese, larghi dovrebbero essere i problemi e molte le soluzioni che questo governo dovrebbe trovare, e di studiare quindi un sistema fiscale che avvicina alla neutralità del trasferimento, e quindi questo perché crediamo fino in fondo al patrimonio fondamentale che è rappresentato dal mondo dell'impresa artigiana e non artigiana. Noi prevediamo anche lo strumento della staffetta occupazionale intergenerazionale, però guardate, se lo si deve intendere nel senso che per dare lavoro ai giovani occorre, è indispensabile che più anziani vadano in pensione, l'idea è sbagliata, non è così. I paesi dove si lavora più a lungo, dove il tasso di occupazione dei sessantenni è più alto, sono anche i paesi che hanno il tasso di occupazione per i giovani più alto. In realtà questo paese ha solo bisogno di fiducia e di un futuro possibile. Noi dobbiamo, con tutte le nostre forze, lavorare in questa direzione, quindi nella costruzione di percorsi realizzabili, perché disperdere anche questo residuo e incredibile capitale di fiducia che non si sa come resiste sarebbe davvero terribile. Noi vorremmo mantenere in Italia la conoscenza e la competenza di quelle imprese, mettendo assieme le nostre strutture, le nostre competenze, per farli incontrare e realizzare questo passaggio generazionale. Certo, per farlo va supportato da una legislazione attenta, sia da un termine fiscale, sia dal termine della formazione, sia dal punto di vista delle attività di credito, perché purtroppo se è un giovane, difficilmente quel giovane potrà avere grandi patrimoni, e se la logica è la garanzia del patrimonio immobiliare che mette a disposizione, noi non avremo mai un passaggio nazionale.